Ebbene sì, è tutto vero, ho partecipato a un video musicale. Precisamente al video musicale della nuova parodia cantata, è vero, ci ho provato a cantare, però non è detto che ci sia riuscito, lo ascolteremo insieme, di Sespo, il nostro omosessuale di fiducia, quindi subito tutti a commentare con hashtag omosessuale. Sì, Sespo e basta. In pratica, vi spiego meglio, per chi non conoscesse Sespo, lui ha già fatto altre due parodie cantate, appunto di canzoni rap o comunque trap in circolazione. L'aveva già fatto con Sfera, che è comunque il suo cantante preferito. Non ci stanno più i gusti di una volta. No, adesso a giocare pure io mi ascolto Sfera, certo non è il mio preferito, però diciamo che non mi dispiace. Comunque so che vi state chiedendo, ma quindi oggi che cosa faremo, Fe? Cioè, ci hai voluto soltanto dire che hai partecipato a questo video? E a noi che ci frega? No, attenzione, perché questo video oggi è venerdì 2 febbraio e sapete cosa c'è di importante oggi? Il compleanno di mio padre. Quindi commentate anche con hashtag auguri Gabriele, ecco. No, in realtà è anche uscita la parodia cantata di Sespo, che non ho ancora visto. Qui abbiamo iPhone 7, mi raccomando, scaricateli, non è vero, non è vero mai. Abbiamo il mio telefono e abbiamo le mie cuffiette e andremo a fare una reaction a questa canzone da parte di Edo. Chiaramente trovate il link in descrizione, vi ricordo anche, se non ne ha bisogno, di iscrivervi al suo canale. Questa qui è la miniatura che vedete, Sespo Web Star, parodia cantata di Sfera Ebbasta Rockstar. Allora, io l'avevo già più o meno sentita perché me l'ha fatta sentire quando abbiamo girato il videoclip. Partiamo, raga. Sespo e basta. Sespo e basta de che? Webstar. Parodia di Sfera e basta. Oh, bravo ragazzi, comunque ci ha detto che non è una canzone. Puoi pure fermarmi se noi due ci incontriamo. Anzi, mi dispiace se non mi fermerai. Ehi, chiuso dentro casa col telefono in mano. Aspetta, chiuso dentro casa col telefono in mano, Edo? Tutti sappiamo che sei uno zozzone e sei pure omosessuale, quindi tu al limite in mano c'hai. Sono una webstar, sì, webstar. Che te mandi? Non si fa. Pesa la mia forza. Tu che ne sai di quanta strada ho percorso? Dei tuoi insulti scialla non mi importa. Oh, bimbo ribelle, ci sta. Like sull'iPhone, comment sull'iPad. Mamma guarda quante view, sono una webstar. Calcolate che a me mi fanno tagliare i genitori di Edo. Sono due grandi genitori di Edo. Se state guardando questo video, io vi adoro. Siete meravigliosi. Guarda Sergix quante fan ce l'abbiamo Eccomi! fatta. Giriamo in Quella circo, ci che era! ferma Che sempre poi qualche la scena l'abbiamo ragazza. messo un minuto a girarla, no? Perché praticamente in questi casi non so per il figo, no? Sta scena ci abbiamo messo un po' di capizio, quanto tempo, quanto tempo ci abbiamo messo? No, in realtà ci abbiamo messo pochissimo. Però è figa perché in pratica Edo mi ha detto: allora, la scena sarà col prete che sta parlando con te, ma a un certo punto fa la parte del fan accanito, quindi mi vede, si avvicina, corre verso di me e mi chiede la foto. Sposta Sergix perché qui gli dà praticamente una gomitata Antoine a Sergix, come di chi te se in culo, io vedo. Però io mi sono messo a parlare seriamente. Infatti io ho detto, ma di che cosa gli stavi parlando? Esattamente stavo dicendo, l'Inter non vince da dicembre e quindi stavo un po' sfottendo. Amici interisti, non ce l'ho con voi, anche perché noi non è che stiamo andando meglio. Ero un ragazzo che come te vedeva gli youtuber Oh, sull'iPhone. vedete? Aveva un sogno fin da Adesso bambino. non me lo Sì, ricordo, poi quel sogno si realizzò. cucciolo sul palmero. Webstar, webstar. Sta scena è troppo divertente. Questa sì che ci abbiamo messo un po' di tempo a girarla, raga. Perché, tipo, allora, purtroppo non potete vedere, io non ho la clip della registrazione, ma tipo c'era Sergix che usciva sempre fuori tempo rispetto a noi. Guardate la scena, eh. Webstar, Vedete che, webstar. praticamente, a parte io che esco dietro la testa di Sergix, sono molto compromettente. Anche perché avevamo la stessa felpa, Sergetto mi ha copiato. Ma inizialmente lui era dietro di me, quindi io uscivo. C'è stato un momento in cui siamo usciti, io e il prete, e abbiamo detto Webstar. Poi dopo un po' si vede che esce Sergis completamente fuori tempo, non c'entrava nulla, è stato spettacolare. Poi volevo anche fare un ringraziamento al mio caro cuginetto, anche lui insomma un po' autistico come me, che ci ha fatto un sacco di riprese fighe al centro, ragazzi, perché voi vedete chi era il cameraman, il regista, quale segreto c'è dietro Webstar? Mio cugino. Fermarmi se noi due ci incontriamo. Eh sì, fa sempre così i capelli. Oggi mi aspetti, non li sistemo più. Sperando in una feed che non arriva mai. Vero, è vero. Sono una Bella sta webstar, cosa. webstar, Sì, cucciolo. webstar, webstar, sono una webstar, webstar, webstar.
Webster. Meglio questi, no? Meglio questi. Hey, 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 vuoi farti una foto? Yeah, tranquilla, faccio ovunque. Ne facciamo, ok. Non è mai troppo, non guardarmi così, sono un ragazzo qualunque. Dai. Sono contento di non essere come sei tu. Sei uno sfigato perché fai video su YouTube. Perché poi io ho fatto la prima colpa, Sergi, sta messo 5 tentativi. Sulla moon, con il web si fanno i soldi. Guarda la mia BM. Questa ti fa manco 3 milioni di iscritti. No, forse 3 milioni sì. Perché tu vorresti essere me? Ma Edo, francamente vorresti essere me? Anche meno. Non mi interessa, scusa, no, grazie. Webstar. La Sergi Snacks. Sono una webstar. Cucciolo col milione, sì, un cazzo, no, ho sbagliato, 500.000. Ragazzuoli, allora, chiaramente il video è finito. Alla fine non è uscita male, anzi, mi è piaciuta molto. Sia il video musicale, come ha mixato il tutto. Bravo Edo, mi sei piaciuto. Chiaramente non ve l'ho fatto vedere tutto, anche per correttezza. Cioè, comunque il suo video originale su YouTube, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione e sopra nelle schede. E comunque, ragazzuoli, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, qui sopra nelle schede, se volete altre reaction a qualcosa di che poi, per dirla bene, dovrebbe essere tipo reaction. Ma sti cazzi, noi siamo italiani. Non perdetevi per nessun motivo i video di questa settimana, perché ci sarà la carriera, cosa molto importante, ma ci saranno anche altri video, uno in particolare che vi farà morire dalle risate. Quindi lasciate like se questo vi è piaciuto, io vi rimando chiaramente ai prossimi video. Un bacione, iscrivetevi, passate da Instagram e dagli altri social. Bella, ragazzi!